Yu-Gi-Oh a tutti ragazzi, ben ritrovati sul canale. Oggi insieme a Magic Corner andremo ad aprire un box di Grand Creator. Qua dentro possiamo trovare carte abbastanza interessanti, tra cui i Brave Token che diciamo con PK fanno un bel mashup. Poi abbiamo Exor Sister che per adesso è un po' meh, però hanno annunciato un bel supportino. E se non mi sbaglio un mazzo chiamato Punk. Ma vabbè, non è quello che ci interessa. Poi, ovviamente, essendo un set a 0.5, all'interno possiamo trovare anche delle reprint come TT, Colpo Solenne e Teleport, che tutte e tre ovviamente sono anche collector. Detto questo, io adesso andrei a spacchettare. Allora, attualmente diciamo che di questo set io cerco i TT Collector perché vorrei giocarli in BA, perché, ok, belli gold, però vuoi mettere trovarli super costosi? Intanto dovrebbe essere, se non sbaglio, la Max Rarity. E sotto la versione secret, diciamo che quella secret è più carina, però vabbè, abbiamo questo. Puntiamo a quelli collector. Allora, andiamo ad aprirlo. Allora, vediamo come va. Partiamo subito con un bel teleport reprintato. Poi abbiamo Rizbel, il modificatore di stelle, Goki Palo. Ah, ovviamente all'interno ci sono anche le print degli Insector e molti di questi sono anche collector. Colpo Solenne, ottimo. Prima carta Exor Sister, che è molto carina. Exor Sister Irena. E la prima carta Punk, che è super. Quindi non ci sono solo le ultra, come il LED. Ero convinto di sì, vabbè, meglio così. Allora, abbiamo Calabrone Insector, modificatore di stelle, Zara Lam, Hexa Scarafaggio Insector, Dunel, le nobili armi della luce, carta Punk e Vadis, Esosorella. Terzo pack abbiamo Castle, Scaricatuono, Cavalletta Insector, Dracobac, Ime, Tributo Torrenziale, ovviamente non collector, e una super punk. Comunque, ragazzi, per chi avesse già utilizzato il codice sconto cappello 10, vi do una buona notizia. Allora, è stato riaggiornato e adesso è 2022 cappello e potete riutilizzarlo. Quindi fate i vostri acquisti. Allora, abbiamo carta punk, Segugio Psico, Armet Esosorella, Castel, Brandiruota, Zect Caliber. Uno ci. Raga, oh, tra tutte le collector. Porca troia. Porca troia. Allora, ieri stavamo parlando io e Luca, Gaming Tonight, e aveva trovato una carta molto costosa. Le parole sue furono: ok, tu trovi la collector e l'altra carta costosa. Grande. Ragazzi, sembra un misto tra una super e una ultimate. È bellissima. Se devo essere sincero, non mi ero manco accorto perché chi l'ha mai vista le collector? Cioè, mai sbustata una. Allora, nuovo pack, nuova corsa. Abbiamo Papillon, Zect Caliber, poi Ime, carta Punk, Exor Sister Kespitel, Zaralam e Libellula Insector. Super. Molto carina. Anche questa comunque c'è collector. Adesso ci mancava sbustare pure quella e diciamo che avevo fatto jackpot. Altro pack, abbiamo carta punk, Legami dei compagni che non era già stata reprintata rara in Kiko? Non voglio di cavolate, però mi sembra che esiste già in questa rarità. Poi carta punk, Carpe Diem, Esosorella, poi Goki Palo, Foresta dei Fiori Perduti. E di nuovo Vadis e sua sorella. Dai, dai, che qua la corsa è ancora lunga, visto che le ultra non sono uscite, quindi tanta roba. Speriamo che non è di nuovo un box fallato, perché potrei da de matto, anche se comunque è uscita la collector. Però diciamo che le ultra le vorrei. Abbiamo il Drago Cavalcabile, Hexa Cervo Insector, Arment e sua sorella, Armeria Nascosta, Brandiruota Psico, Legami dei Compagni e altra carta punk che abbiamo già trovato. Allora, altro pack, vediamo. Abbiamo Armeria Nascosta, poi il Drago Cavalcabile, Dunel, Segugio Psico, Punk, Brandiruota Psico e di nuovo Libellula Insector. Ma non credo monterò mai questo mazzo. Diciamo che all'epoca quando uscì io giocavo Chaos Dragon e diciamo che è stato un po' un incubo quel mazzo. Allora, abbiamo Segugio Psico, poi Rizebel, Imitazione d'insetto, Donna Cimice,
Scarica tuono, Zexcalibur e soffio di risurrezione. Scusa, ma le ultra dove stanno? Siamo già a mezzo box. Cioè, poi vorrei i Brave Token come ultra. Non voglio l'Exorcista. Scarica tuono, Calabrone, Hexa Scarafaggio Insector, Esosorella Irene, Millepiedi Insector, Carta Punk e soffio di risurrezione. Allora, poi Millepiedi Insector, Papillon Luce Stella, Imitazione di Insetti, Zaralam, il Palazzo Scuro, Carta Punk e un Esosorella Super Stella. Bene, ok, siamo a metà della corsa. Non escono ste cavolo di ultra. Allora, calmi. Abbiamo Castle Boy, Colpo Solenne, che credo sia il secondo in un box. Vabbè, almeno il playset fammelo fare. Poi Dunnel, le nobili armi, il drago cavaliere, tributo torrenziale raro, poverino. Poi imitazione di insetti e carta super punk. Me puzza un po' troppo. Allora, abbiamo Calabrone Insector, Carpe Diem, Armet Esosorella, Teleport, anche questo è il secondo, Risebel, Punk e prima carta ultra, finalmente, anche se è una di quelle un po' più discutibili, però vabbè, abbiamo una carta punk. Diciamo che non dico di... ecco un altro colpo solenne. Non dico di trovare i Brave Token, però almeno l'Exorcista dammi. Allora, abbiamo Colpo Solenne, che anche questo c'è Collector, se... Non dico che esce, ma se esce... Allora, Foresta dei Fiori Perduti, Esosorella Irene, carta magia punk, Scarica Tuono, Hexa Scarafaggio Insector e Guerriero Migimerale delle Reliquie. Molto carino. Vabbè, una super. Allora, next pack. Abbiamo il terzo teleport, finalmente. Poi, Richiamo dell'Armeria, Risebel, Donna Cimice, carta magia punk, Hexa Cervo Insector e Cavalcatore Grifone Vagante. Dai, che qua esce qualcosa di figo, me lo sento. Guarda, però quanto è bello sto pack, eh. Legame dei compagni, carta colpo solenne e magia. No, ok, magia. Xyz Exorcister. Vabbè, almeno il terzo colpo solenne. Allora, l'unica cosa è che hanno messo la foil come ultima carta. E se c'è una roba buona, c'è la possibilità che esca smintata. Speriamo che non sia il mio caso, però diciamo che il dubbio mi viene sempre. Abbiamo carta magia punk, la fusione punk, Richiamo dell'Armeria, Brandi Ruota, Armeria Nascosta, Ime e Soffio di Risurrezione. Allora, me le fa proprio più da queste carte buone, eh? E le lascia tutta la fine. Beh, meglio così, però, nel senso, fosse sicuro che escono, ok, però, diciamo che, considerando quello che è successo un paio di mesi fa, io rimango un attimo coi piedi per terra. Universo Xyz, super. Allora, dovrebbero mancare altri 5 pacchetti. Abbiamo allora Imitazione di Insetto, Tributo Torrenziale, Zexcalibur, che penso che ormai io abbia tutto il mazzo in 3 per, Goki Palo, Hexa Cervo Insector, Segugio Psico e Libellula Insector. Penso che mancava solo quella. Allora. Abbiamo qua Castle, che vabbè, aveva poco senso farlo raro, però vabbè, dai. Poi Foresta di Fiori Perduti, Zexcalibur, Cavalletta Insector, Legami dei Compagni, Teleport, ho visto magia, ho visto raro che mi sembrava ultra e stavo dando di matto. E un'altra Esosorella Gibrine. Qua mi puzza. Dove sono le ultra? Allora, Cavalletta Insector, Ime, Papillon Luce Stellata, Irene, Legame dei Compagni, Castel. Perché? Ok, che ho detto, va bene, ormai c'ho tutto il mazzo in treper, ma il supporto nuovo non lo volevo. Questo box mi vuole del male, perché magia ultra può significare anche un'altra cosa. Quindi, not stonks, diciamo. Dai, abbiamo ancora 3 pacchi per sperare.
nell'ultima ultra, che potrebbe essere qualsiasi cosa. Poi adesso me ne tira fuori un'altra uguale e io qui piango, penso, 6 giorni. Foresta di fiori perduti, esosorella Caspitel, Dunnel, Castel e Super Rara Punk. Andiamo con gli ultimi due. Abbiamo Brandiruota Psico, Cavalletta Insector, Hexa Scarafaggio Insector, Ime, Carta Magia Punk, Carta Fusione Punk e Super Punk. Quindi, togliamo il box. Abbiamo quest'ultimo pacchetto. Teoricamente, ma proprio a livello teorico, qua dovrebbe esserci un Ultra. Se ovviamente la Collector non ha preso il posto della Ultra. Teoricamente non è così, cioè dovrebbe esserci una Ultra qua dentro. Però sai, potrebbe succedere qualsiasi cosa. Anche la seconda Collector, ma no, non succede. Vabbè, comunque diciamo che il mio l'ho fatto per oggi. Allora, abbiamo Tributo Torrenziale, Esosorella Caspitel, Mille Piedi Insector, Teleport, Gokipalo, Richiamo dell'Armeria e carta punk super. Va bene, raga, diciamo che la Collector era al posto della Ultra, che alla fine, raga, anche sti cazzi, nel senso, la terza carta più costosa del set dopo le due Collector Brave Token. E considerando poi che era quella che volevo, perché posso buttarla in via, va anche bene così. Detto questo, vi ricordo il codice sconto 2022 cappello per i vostri acquisti. Se volete comprare il box o volete comprare le carte singole, potete utilizzare il codice. Ovviamente il box no, se è ancora in offerta. Diciamo che è il box giusto se volete montarvi in Zector, che praticamente ho trovato tutto. Detto questo, fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate del prodotto e se acquisterete il box o le carte singole. Comunque, visto che ci so, piccolo spammino, qua sotto trovate anche Instagram e Twitch. Sì. Datemi il tempo di finire gli esami e torno anche lì a fare cose. Detto questo, state easy e noi ci rivediamo settimana prossima, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti!